Benvenuti a Ostia Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti raga in questo nuovissimo video. Oggi raga mi vedete in questa situazione un po' così, diciamo, perché raga, come avete letto già dal titolo o sapete già raga, ci troviamo qui a Ostia Comics, a Luna Park di Ostia Comics, e quindi oggi andiamo a rompere palle a qualche cosplayer che già vedo qua in giro. Ma ovviamente raga, non prima che già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che deve fare sempre. Dai raga, che mo andiamo a fare un po' di interviste strane così a qualche cosplayer. E ovviamente, come sempre, tutti i video dei cosplayer dovete votare qua sotto quale cosplayer vi è piaciuto di più, quale vi è sembrato un po' più cringe, diciamo. Vabbè ragazzi, noi vado a vedere il primo cosplayer che sta lì e vado subito a rompere palle. Ciccio, vieni qua, via. Oh, raga, siamo con Ginevra, Sofia. E Sofia, che personaggio è il vostro, raga? Angel di Chainsaw Man. Angel David di Chainsaw Man. Perché spiegaci un po' il tuo personaggio, che è un angelo, un demone, che cos'è? Allora, sì, è un demone, e anche la spada che sta là. Più spadone. Bello spadone, hai fatto tu o roba cinese? No, me l'ha fatto un amico. Io queste cose non le so fare, e quindi mi sono fatta giusto. Tu invece che personaggio è il tuo? Io sono Anka di Animal Crossing. Oh raga, lo sapete, scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date a loro. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Ok, quindi perché hai scelto il suo personaggio? Perché mi piaceva com'era il design. Ti piace le corna? No, non so corna, sono orecchie. Le hai fatte tu o le hai comprate? Sì. Le hai fatte tu. Quanto è costato il vostro cosplay? Quanto l'hai pagato? Scusate. Circa 50-60. Quanto è costato il vostro cosplay? Quanto l'hai pagato? Circa 50-60 euro. Facciamo 70. Famo i sboroni a 70 euro. Che dici? Famo 70. Dal cinese, AliExpress. Da dove l'hai preso? Negozio di tessuti. Quindi sì. L'hai fatto tu, zia. Allora, l'hai fatto tu, beh, proprio homemade, diciamo. Pur la parrucca bella. Ci piace. Tu invece quanto hai pagato il tuo cosplay? Una settantina? Settantina di euro? Sì. Pure tu, però sei fatta aiuta da un amico tuo, però. Per la spada sì, però le ali no. Le ali, fa vedere le ali. Bellissime, raga, devo dire. Molto belle. Le ali le hai fatte tu, Sì. Quanti pennuti hai spennato? Hai preso i piccioni che stavano svolazzando e hai tirato le penne, quant'è? No, però so che più o meno sono 2000 piume. Sono 2000 piume, le hai messe tu una le hai messe. Sì. Minchia. Quindi, raga, votate qua sotto nei commenti che voto gli date a queste due cosplayer. Mi raccomando, non fate le stronze, se no dammi la spada un attimo, se no vengo con la spada e vi aiuto tutti. E quindi diamogli un voto a lei da 1 a 10. Che voto gli dai da 1 a 10? A me piace tanto. 9 per le orecchie. Per le orecchie, quelle potevano essere fatte meglio. Brava, c'è sempre da migliorare. Tu invece che voto gli dai lei da 1 a 10? Io sono buona, io gli do 10 perché la amo. E allora raga, tutto questo amore, diamo sempre l'abbraccio del gruppo. Voto da 1 a 10, che voto gli diamo a lei? Che voto gli diamo da 1 a 10? 9 ovviamente. No! Parrucca. Senza, no, deve fare la stronza, fa un po' a stronza. Che voti gli diamo? 9 meno, così ti impari la parrucca. Tu invece che voto gli dai a lei? Che voto gli dai? 9 e mezzo, che carino. Se, senza, no, lei ha parrucca, Sciallazzi? Sì. Perché c'ha la parrucca. Cos'è che invece potresti fare meglio del tuo cosplay invece? Allora io ho cominciato da un anno a fare cosplay, sicuramente il make up e le parrucche. Il make up potresti farlo un po' meglio, raga, scriveteci anche voi, secondo voi il make up può, fate vedere bene al make up, avvicinate, fate vedere bene al make up, sì, però dentro l'occhio proprio. Tu invece cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay?
è già perfetto così. Mi piace questa autostima, brava, brava, brava. Raga, quindi fatemi un bel abbraccio, raga. 9 meno, un bel abbraccio tutti insieme. Quanto siete fighi innanzitutto, ragazzi. Quanto è costato il vostro cosplay? Dillo. Devo proprio? Devi proprio, lo devi dire. Dillo, diciamo. Questa, la cappa, come lo chiama? L'abito, un centinaio d'euro. Tutto, la parrucca, tutto quanto? 130, 150. Diciamo 150, sì, fammi sboroni. 150, AliExpress, euro. Da dove l'hai pigliato questo? Amazon. No, l'ho fatto fare su misura da Fu Cosplay, una ditta giappo-francese che crea abiti su misura per cosplay. Quindi tutto homemade, diciamo, homemade, sì. Diamogli un voto, ragazzi, da 1 a 10 a loro, mi raccomando, non fate gli stronzi. Tu invece quanto hai pagato il tuo cosplay? Fate vedere quanto sei bella. Quanto l'hai pagato? Bella domanda, perché sicuramente non è venuto poco. 200. Aspetta a dirlo, scrivetelo nei commenti qua sotto, secondo voi quanto l'ha pagato. Mettete in pausa il video e scrivetelo adesso. Cacone, bene. Ho messo pure le mani sopra, quindi quindi boh. Secondo te una cifra? Sicuramente oltre le 100 sicuro. Diciamo 250, due piotte e mezzo. Vabbè, 200 non penso ci sono arrivato. Ma arriviamoci. Spero. Arriviamoci a 200, arriviamo, famo gli sboroni, che te frega. Spero. Questo è vero, zi? Sì. Ma wow, quanto è bello, bello, fighissimo. Ma che personaggio è il tuo? Ayoshino di Oshinoko. Oh, sì, ok. Tu invece quanto hai pagato il tuo cosplay? Quanto l'hai pagato? Sulla quarantina. Da dove l'hai preso? AliExpress, Amazon? AliExpress, sì. Ci pia sempre AliExpress. Quindi ragazzi, vamo mo. AliExpress prende sempre l'obolo. Prende sempre l'obolo, raga, prima o poi AliExpress ci farà da sponsor. Che dite? Magari. Che voto gli date? Che voto gli damo da 1 a 10 a loro, secondo te? Che voto gli damo? Diamogli un... a lei che voto gli dai? Conosco la serie, però diciamo... Dico 11. 11. Il personaggio è fedele a quello che deve rappresentare per la parte. E invece a lui che voto gli dai? È mio figlio. Lui è tuo figlio. Gli do 1000. Gli dai mille. È mio figlio. Tu invece che voto gli dai da 1 a 10 secondo te? Che voto gli dai? Fai un po' lo stronzo. Allora, a lei 10 perché giustamente la mamma. E a lui invece? Un bel 8, dai. Un bel 8, raga. E allora tutti insieme diamoci un bel abbraccio di gruppo. Che voto gli dai a lei da 1 a 10? Beh, 10. Dai, devi fare un po' la stronza, devi fare. No, 10. 10. Tu invece che voto gli dai da 1 a 10? 10.000. 10.000. E allora tu invece quanto tempo ci hai messo per farlo sto cosa? La spedizione. Vabbè, che no, allora il costume l'ho comprato, però la parrucca era diversa, era lunga e l'ho riacconciata tutta da sola. E ci ho messo almeno 2-3 giorni per farla bene. Oggi stamattina l'ho ritagliata e rifatta. All'ultimo capo. Prometto sì. Proprio, ho capito. E quindi raga, stiamo un 10 e passa, 10.000. Raga, diamo un bel abbraccio tutti insieme. Allora raga, siamo con che personaggio è il tuo? Mitsuri, tu invece sei? Obanai. Senti, quanto è costato il tuo cosplay? Diciamoglielo. Una cinquantina di euro totale tra parrucca e vestiti. Da dove? Da? AliExpress. Bravo, è questo, grande. Oh, AliExpress sta proprio sotto che cosplay, eh. Tu invece quanto l'hai pagato il tuo cosplay? Aspetta, quant'era perché non me lo ricordo. Tipo un centinaio. E l'ha pagato lei, zia. Ha pagato lei un centinaio corcoso così, vedi. Aspetta, sì. Fammi vedere, ma questo mi sa che è una cosa simile a quello che portai un po' di tempo fa. Andatevi a ricercare il video. E quindi raga, un centinaio e 50. E quindi che voto gli diamo a questo bello Banai? Che voto gli diamo da 1 a 10? 10. Gli ha pagato lei, hai capito. Tu invece che voto gli dai a questa bella Mitsuri? Assolutamente 10. 10. Sì, 10. Cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay?
è la prima volta che lo porto la parrucca, probabilmente. Perché la parrucca è un po' la Renato Zero, ci, lo possiamo dire che anche però quando lo. Taglio di capelli di Obana. Che vuoi, poi ha fatto così, è un po' la Renato Zero, ci sta. Tu invece che cos'è che potresti fare meglio del tuo cosplay? La parrucca, assolutamente. La parrucca, perché tu alla un po' alla. Alla Gem, quella che fa Gem. La puoi conosci Gem? No, sì, è troppo piccolo. E vabbè ragazzi, quindi siamo contenti. Che voto le hai dato a lei? Hai detto 10 10 10. Ragazzi, tu invece che voto le dai a lei? Sì. Tutte 10, ragazzi, allora tutti insieme sti 10. Diamo un bel abbraccio del gruppo. Via con un bel abbraccio. Che voto gli dai a lei da 1 a 10? Che secondo te che voto gli diamo? Fai un po' stronzo. Di. 7 ti ha dato 7. Perché 7? Cos'è che non ti piace? Di. Non gli piace. 7. Tu invece che voto gli dai a sto bel cosplay? Secondo te che voto? 8. Le più carina. Senti, da dove l'hai preso sto? Da dove li avete presi sti cosplay? Amazon. Tu da Amazon? Tu invece? AliExpress. Raga, questi sono AliExpress forever and ever. E qui raga stiamo con un 7 e un 8. So diamo un bel abbraccio, sì. E diamo questo abbraccio del gruppo. Allora, siamo con Sofì. Sofì, che personaggio è il tuo? Ho portato Toga Mimico di My Hero Academia. Ah, è vero, è Toga, è una toga un po' strana, diciamo. Allora, sì, perché ho voluto personalizzarla, perché a me le cose poco decorate non mi piacciono, quindi ho pensato un'assassina, mi piacciono le cose un pochino... Un po' strane, esatto. un po' così. Senti, quanto hai pagato il tuo cosplay? Quanto l'hai pagato? Allora, la parrucca sui 20-25 euro, cosplay 35 euro. Le scarpe 160 euro. Mokuk! I gadget facciamo 120. Quindi siamo sui 3 e mezzo più o meno. Sì, più o meno. Possiamo dire intorno ai 3 e mezzo. Sì. Porca miseria, raga, votate da 1 a 10. Che voto hai dato a lei? Da 1 a... Mi raccomando, tenete conto anche di queste belle 3 piotte e mezze che ha speso, insomma. Quanto tempo ci hai messo però per tutto quanto? No, in realtà non tantissimo, 2 giorni per sistemare un po' la parrucca. Tempo che arrivava il corriere a casa, portata la roba. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Perché l'hai scelto? Allora, ho scelto sto personaggio perché penso mi rappresenta molto. Comunque ha un carattere un po', come dire, dolce, però anche un po' che si arrabbia facilmente se non gli stanno bene certe cose. Quindi mi sono un po' risentita nel personaggio. Ah, ho capito. Quindi fate vedere bene quanto sei figa con sto cosplay. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Diamogli un bel voto da 1 a 10. E quindi, raga, costa... Ma tu c'è pure il guinzaglio, sai? E allora, vieni con me, Fuffi, vieni, Fuffi. Senti, che voto invece tu a lui gli dai da 1 a 10? Ma io 10, per forza. Cioè, dopo tutto sto ambaradam, eppure un made. Guarda che addome, come faccio a tagliare? Guarda che cos'è! E tu invece che voto gli dai da 1 a 10 a lui? 20, è il capitano vero. Anima e corpo proprio, anime, cioè, lui ha veramente l'animo del capitano. Ma perché hai scelto sto cosplay? Perché il mio personaggio video di One Piece. Ma c'è sta nel live action? Non lo so, sai che non lo so, c'è sta. Io non l'ho cominciato ancora purtroppo, però credo di no, perché non ci sono arrivati, credo. Non c'è sta. Nel punto dove sono arrivati, cioè teoricamente non è apparso Ace Arlong. Ragazzi, voi l'avete visto, scrivete nei commenti se lui c'è sta nel live action. Purtroppo ancora non l'ho visto, però sono curioso di vederlo se c'è. Tu invece che perché hai scelto sto personaggio? Perché mi rappresenta. Mi rappresenta caratterialmente. Caratterialmente rappresenta. C'è sta. Lo scudo, raga, devo dire, è molto. Vabbè raga, quindi siamo con un oltre 10, un 20.000, raga. Diamoci un bel abbraccio mascolino così di gruppo. Che cosplayer tuo, che cosa ti sei messa in testa, zi? Klee di Genshin Impact. Perché raga, Genshin Impact non va più di moda e quindi facciamo il cosplay di Genshin Impact. Senti, quanto hai pagato il tuo cosplay? Quanto l'hai pagato?
Oddio, non me lo ricordo, un po' vecchio. Di una cifra. Meno, tipo 60 euro. Così può, diciamo 100, diciamo 100 euro. Però questo l'ho fatto io, quindi un po' di più. Le scarpe di Grucci. Tutto insieme più o meno, dai, sui 100 euro siamo. Sui 100 ci arriviamo. Voi raga, commentate qua sotto e scrivi che voto gli diamo da 1 a 10 a che cosplay, che personaggio hai detto? Cli. Senti, roba cinese, da dove hai piata, da dove ha comprata tutta sta roba? È da Shane. Shane, nuovo. Wish, scusa. Ce ne stava anche un'altra che ha preso roba da Wish, quindi la nuova frontiera è Wish, non più AliExpress, com'è? No, AliExpress una volta mi ha scammato, quindi non lo prendo. capita, se ne fai 100 da AliExpress, prima o poi o scam ti arriva, diciamo. Ma perché hai scelto questo personaggio? Perché hai scelto questo personaggio? È perché è il primo personaggio che ho preso su Genshin e mi piaceva, è tanto carina, è fucciosa. Quanto tempo ci hai messo per farlo? Ma poco. Tempo dopo stare la spedizione. Più che altro solo le scarpe. Ah, le scarpe fatte tu, hai detto? Sì. Quanto ci hai messo per fare scarpe? Fai vedere, allunga la gamba. Giorni più o meno. Tre giorni. Le scarpe sono homemade, diciamo. Sì, homemade. Che lo zainetto pure è homemade? Sì, l'ho preso, non è proprio originale. Non è, è il suo, c'è sta, zi, non cagate il cazzo. C'è sta. Quindi le orecchie invece, pure queste da AliExpress, da Wish. E quindi ragazzi, che voto gli diamo da 1 a 10? Fatte in giro. Belle, ragazzi, mi raccomando, non fate gli stronzi, votate da 1 a 10 il suo cosplay. Che voto gli dai a sto cosplay di 20? Che voto gli dai da 1 a 10? Io 10 e mezzo direi. 10 e mezzo, 10. Invece, che voto gli dai a lei da 1 a 10? 11 e tre quarti. 11 e tre quarti. E allora ragazzi, chiudiamo il video proprio con loro, con sta bella roscia e con sto 20. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video di domenica, perché intervisterò altri cosplayer, ci sarà anche la gara. Tu ci sei alla gara cosplay? No, purtroppo non ci sono. Non ci sei. Domani parto purtroppo. Domani parte. Vabbè raga, voi ci sarete, iscrivetevi al canale e commentate che voto date da 1 a 10. Noi ci vediamo al prossimo video, raga. 1, 2, 3, Shokari!